Ciao, sei stanco di pulire la tua casa con le tue mani? Sogni di avere qualcun altro che lo possa fare per te? Allora è il momento di aggiornarsi e approfittare delle nuove tecnologie. È il momento di fare il grande passo e regalarsi un robot aspirapolvere. Un nuovo modo per risparmiare tempo e denaro sui prodotti per la pulizia a lungo termine. In questa guida d'acquisto presentiamo il nostro confronto dei 7 aspirapolvere più economici disponibili su Amazon. Ma prima di leggere di più, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campana di notifica. In questo modo sarete aggiornati sulle ultime novità high-tech e sarete i primi a sapere quando pubblicheremo il nostro prossimo video. Senza ulteriori indugi, diamo un'occhiata alla nostra selezione di aspirapolvere robot a basso costo. Cominciamo con questo robot aspirapolvere che utilizza una navigazione intelligente. Ha 11 sensori di collisione e 3 sensori anticaduta per evitare le solite collisioni con i mobili. Mappano anche esattamente dove è stato e quanto tempo e spazio ha coperto. Questo robot aspirapolvere ha anche un sistema di spazzamento che rende l'attrezzatura abbastanza completa. Ha anche una striscia magnetica per delimitare le aree che non vuoi che passi. Inoltre è in grado di passare su tappeti alti fino a 2 cm. Chi soffre di allergie sarà contento di sapere che è dotato di un filtro che trattiene il 99,99% delle particelle inquinanti. Un altro vantaggio per i pigri, ha un grande serbatoio da 600 ml. Questo lo rende facile da svuotare, dato che non è necessario svuotarlo ogni giorno. Si può operare sia con un telecomando che con l'applicazione mobile. Il Konga 1090 è uno dei modelli per cui Cecotec è rinomata. Questo robot aspirapolvere è molto completo perché oltre ad aspirare include anche una funzione di pulizia. Questo robot aspirapolvere è perfetto se hai animali domestici. Ha una spazzola speciale per i capelli per evitare i grovigli. È possibile utilizzare l'applicazione mobile o operare manualmente. Ma il lato negativo è che non viene fornito con un telecomando, cosa che alcuni utenti potrebbero perdere. Attraverso l'app possiamo anche controllare la manutenzione degli accessori e scoprire quanto dureranno. Ci dice anche quando devono essere cambiati. Questo può sembrare sciocco, ma dà una grande tranquillità non dover ricordare le date o se è già cambiato una parte o meno. E tra l'altro è un robot abbastanza silenzioso, così potrete andare per i fasti vostri e fare un riposino senza che vi disturbi troppo. Grazie al sensore Dirt Detect, l'iRobot Roomba 692 può rilevare il livello di sporco in ogni area della casa, quindi mette più impegno nelle aree che hanno bisogno. Questo robot è super intelligente perché impara tutte le tue abitudini di pulizia. Suggerisce anche la pulizia extra se hai allergie, attraverso la sua app iRobot Home. Ha il sistema di navigazione iAdapt 1.0, che gli permette di usare dei sensori piuttosto che una telecamera per muoversi. Ma non ha una funzione di mappatura o di pulizia della stanza. Questo robot aspirapolvere ha anche la capacità di rilevare la sua stazione di ricarica e tornare ad essa se necessario. L'iRobot Roomba 692 offre connettività Wi-Fi, in modo da poterlo controllare dal vostro smartphone. Offre anche la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa o Google Assistant. Questo piccolo robot aspirapolvere, a differenza di molti altri, non ha una spazzola a rullo al centro. Invece ha un grande ugello per assorbire lo sporco. Questo è un punto positivo per i proprietari di animali domestici, poiché evita che il pelo si aggrovigli e facilita la pulizia. Un altro vantaggio è che ha un diametro più piccolo di altri robot aspirapolvere, quindi si adatta a più spazi. Non avrà problemi ad entrare in aree strette, come tra le gambe delle sedie o tra il tavolino e il divano. Si aziona tramite un'app mobile e non ha un telecomando, il che potrebbe essere un problema. Inoltre non include una striscia magnetica o qualsiasi altro accessorio per contrassegnare le aree riservate, quindi se non vuoi che vada da nessuna parte dovrai chiuderlo nella stanza che vuoi pulire. Sfortunatamente, come la maggior parte dei robot aspirapolvere economici, andrà più volte negli stessi posti, ed è possibile che lasci alcune aree non aspirate. A differenza dei modelli di fascia alta, questo robot aspirapolvere non sa quando ha finito di pulire casa. Finirà solo se lo metterete in pausa o quando avrà ancora il 20% di autonomia rimasta.
Questo robot aspirapolvere ha un'alta potenza e un filtro HEPA. La sua aspirazione dei tappeti offre una pulizia più veloce della maggior parte degli altri modelli ad un prezzo simile. Questo robot aspirapolvere ProScenic offre quindi caratteristiche di fascia alta a un prezzo abbastanza accessibile. È relativamente potente, 3000 PA, e abbastanza silenzioso quando strofina e aspira allo stesso tempo. D'altra parte, non fa nessuna mappatura e l'applicazione mobile mostra solo ciò che ha pulito. Questo robot aspirapolvere segue solo un ordine. Disegna linee rette, evita gli ostacoli e finisce di pulire molto rapidamente. La cosa buona di questo robot aspirapolvere è che funziona molto bene per aspirare i tappeti, perché aumenta automaticamente la potenza quando li rileva. Questo lo rende più efficiente per questo compito rispetto alla maggior parte dei robot aspirapolvere di prezzo simile. Infine, è bello che venga fornito con un telecomando anche se è facile da usare con l'app mobile. Ha anche una striscia magnetica per evitare che entri in certe aree, ma questo può essere fatto solo dall'app. Il primo vantaggio di questo aspirapolvere Xiaomi è la sua efficienza grazie a una telecamera e 15 sensori in grado di creare un percorso intelligente. Questo modello ha una navigazione intelligente, è molto silenzioso e il suo rapporto qualità-prezzo è eccellente. Fa una mappa della casa, la registra e quindi migliora la pulizia ogni volta che la si usa. Inoltre, rileva ed evita molto bene gli ostacoli. A differenza di altri robot aspirapolvere economici, è possibile impostare barriere virtuali utilizzando l'applicazione mobile, ma ha anche la possibilità di mandarlo a pulire una stanza particolare. Un altro aspetto interessante è che rileva i tappeti e aumenta la potenza per un'aspirazione efficiente. Inoltre, quando la batteria si esaurisce, ritorna alla base per ricaricarsi, e poi continua a pulire da dove ha lasciato. Lo svantaggio principale è che non ha un'opzione solo pulita, quindi deve aspirare e pulire allo stesso tempo e può salvare solo una carta. Un vero problema se la vostra casa ha due piani. Un modello molto facile da usare. Anche se non offre grandi funzionalità, è un buon aiutante per la pulizia della casa. Grazie ai suoi sensori a infrarossi, paraurti e sensori di anticaduta, riduce al minimo le collisioni. Se colpisce mobili o muri, rallenta prima di colpirli delicatamente. Include una funzione di strofinamento, ma ha anche un piccolo serbatoio d'acqua che dovrai riempire regolarmente se vuoi strofinare tutta la casa. Il serbatoio della polvere è anche piccolo e dovrai svuotarlo ogni giorno. Il che è ingombrante e richiede tempo. D'altra parte è interessante per i suoi 150 minuti di autonomia, che lasciano abbastanza tempo per pulire una grande casa. Tuttavia non ha connettività wifi, quindi tutte le operazioni sono fatte con il telecomando. Non può essere mappato e non può essere inviato a una stanza specifica. Ecco a voi, gente! Spero di avervi aiutato a trovare l'aspirapolvere robot dei vostri sogni, che vi permetterà di evitare le faccende e rilassarvi. Se vi è piaciuto il video, cliccate sul pollice blu e vi ricordo che potete trovare tutti i prodotti collegati in descrizione. Non dimenticare di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella di notifica per non perderti nessun gadget high tech. A presto per nuove scoperte, abbiate cura di voi stessi.